come è stato detto da parte sia di Sua Eccellenza il Vescovo e da parte del Sindaco, il volontariato è un po' la forza delle comunità. Il volontariato si differenzia in base alle associazioni, alle persone, però alla fine c'è il donarsi a se stesso e agli altri. E anche, diciamo, l'attività che ho guidato e che la mia associazione ha portato avanti è sicuramente un donarsi agli altri, un donarsi per il bene e costruire delle comunità più belle e più vive. Ora invito Roberto Spagnoli, che è accompagnato dai suoi genitori, quindi inviterei anche loro al ritiro del premio insieme a lui. Nella giornata del Santo Patrono a Pellegrino Parmense, l'amministrazione comunale ha consegnato il San Giuseppe d'Oro a tutte le associazioni di volontariato. Unica eccezione è quella di Roberto Spagnoli di Borgotaro, non residente nel comune, fiduciario dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, per aver strettamente collaborato con l'amministrazione in occasione delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra, dalla ricerca dei caduti alla mostra storica, al viaggio nei Sacrari d'Italia e al conio di 128 medaglie per ricordare i caduti di Pellegrino nella Grande Guerra. Con la comunità di Pellegrino Parmense dal 2016 è stato effettuato un percorso di memoria del centenario della Prima Guerra Mondiale. In particolare, in qualità di delegato provinciale delle Guardie d'Onore al Pantheon, sono stati organizzati diversi eventi sia qua a Pellegrino Parmense, per esempio l'allestimento della mostra itinerante didattica, una cerimonia solenne lo scorso 4 novembre, proprio in occasione del centenario della vittoria, ma in particolar modo sono stati organizzati dei pellegrinaggi sui luoghi della Grande Guerra, al quale hanno partecipato altre numerose amministrazioni della provincia di Parma, e riguardo a questo argomento di memoria dei nostri avi e dei nostri eroi, la comunità di Pellegrino si è rivelata molto attenta alla propria storia. Per questo motivo ha trovato appoggio da parte dell'amministrazione comunale e in particolar modo appunto dai pellegrinesi. Lo dedico all'associazione che rappresento, ma in particolar modo voglio onorare gli eroi, tutti gli eroi caduti nella Prima Guerra Mondiale e tutti gli eroi che hanno permesso l'unità d'Italia. Grazie.